Il campionato delle novità è finito, con due gare d'anticipo. Andrea Dallavilla e Danilo Fappani sono campioni d'Italia per la prima volta. Il Team Procar, alla prima stagione nel massimo campionato assoluto, riesce a sua volta a conquistare il titolo. La Subaru è la prima casa giapponese a vincere sia il titolo costruttori che il titolo piloti. Adesso, per Andrea Dallavilla, c'è la possibilità di correre in Sanremo esattamente come voleva lui, senza nessun problema, solo pensando ad andare più forte di tutti, a fare uno scherzo a quelli del Mondiale. E anche al Rally di Messina ha scelto il modo migliore per confermare di essere stato il migliore di tutta la stagione. Per gli altri stavolta neanche il minimo rimpianto. Soltanto Paolo Andreucci è riuscito a dargli fastidio, ma anche per lui questo Rally di Messina è solo un trampolino verso Sanremo. Ancora un po' di pubblicità. Tommy Machine, Carlos Sainz e compagni nel corso della prima e della terza tappa, rispettivamente in programma per lunedì 13 e mercoledì 15 ottobre. Accanto ai classicissimi tratti cronometrati liguri, la novità di quest'anno è costituita dal percorso della seconda tappa, tracciato quasi completamente in Piemonte, per la precisione nella regione della Langa Astigiana. In questo caso si tratta di prove speciali inedite per il Sanremo, ma ampiamente sperimentate nei numerosi rally nazionali che ogni anno vengono organizzati nella zona e che in passato hanno ospitato gare prestigiose quali il Rally dei Fiori e il San Giacomo di Roburen. Un sapiente mix di classico e di moderno, una coraggiosa scelta degli organizzatori che ogni anno devono inventare qualcosa di nuovo, senza però perdere di vista la tradizione. De fondo, 3. Derecha rápida, se tira un poco y ras para 1. Izquierda rápido, juego corto de tierra, abrir, se acaba buena más, se cierra la si se abre. 1. Rasante, derecha rápido, juego en sexta, se tira ras. Dos, derecha rápida, menos se cierra, Sasar para Sandic, izquierda, izquierda, buena más, se cierra. 17, four left, pressure with crash, tightness, ok. Siamo anche oggi al termine della nostra puntata. Carlos Sainz ha vinto, ma è stata veramente battaglia. Mäkinen ha avuto problemi meccanici, Colin McRae ha capottato, quindi una lotta fino all'ultimo. E a questo punto la Subaru è ancora leader nel mondiale, ma la Ford si è davvero avvicinata. E così dicasi per il titolo piloti, perché Mäkinen è sempre in testa, ma Sainz si è fatto davvero pericoloso. E allora, dopo il campionato del mondo, parleremo di campionato italiano assoluto e due litri insieme ai campioni italiani, quindi Andrea Dallavilla e Renato Travaglia, un punto sui due campionati. Ma allora, con un titolo mondiale ancora da segnare, è tempo di Rally di Sanremo, quindi un'anteprima sulla gara italiana che chissà perché è sempre la più attesa nel mondiale. Ma adesso è arrivato il momento di parlare della lontana Indonesia. Lo scorso anno, tra le risaie e le piantagioni dell'isola di Sumatra, Carlos Sainz regalò alla Ford il primo successo iridato dell'era contemporanea. Quest'anno lo spagnolo, dal piede pesante ma anche dalla grande intelligenza tattica, si è ripetuto rilanciandosi nella corsa al titolo piloti, portando nel contempo la Ford a un solo punto dalla Subaru nella classifica costruttori. In una ventina di giorni i giochi, che dopo il Mille Laghi sembravano essersi ormai chiusi a favore di Mäkinen, si sono improvvisamente riaperti. A causare il ribaltone sicuramente due errori di troppo, quello sfortunato di Tommy Mäkinen e quello incredibile di Colin McRae, ma anche la grande astuzia dei due uomini Ford e la rinnovata vitalità della Ford Escort War Rally Car, ormai a livello delle altre quanto a prestazioni e affidabilità. Tra l'altro, questa volta a decidere le sorti della battaglia tra i due della Ford non sono stati ordini di scuderia ma i tempi in prova, cosa questa che ha fatto vivere a tutti un finale di gara ad alta tensione. Thank you very much. I'm very pleased. Dopo la sfortuna nelle ultime gare, finalmente una vittoria molto importante. È stata una gara durissima, combattuta fino all'ultima speciale. Mäkinen in fuga dopo il Mille Laghi, Mäkinen praticamente ripreso dopo l'Indonesia.
Il finlandese rimane comunque il favorito per la vittoria iridata, ma è certo che quel foro improvviso, apertosi nel radiatore, forse per una leggera toccata, gli ha fatto perdere un'occasione unica per chiudere quasi definitivamente il campionato. Ora le cose potrebbero ancor più complicarsi, sia per il particolare stato di grazia di Sainz, sia per il calendario che conduce tutti a Sanremo, storicamente non favorevole al Finnico e alla Lancer. Se il rally d'Indonesia, abbiamo visto, ha lasciato apertissimo il titolo... ...con un capitolo a parte. In Indonesia si è rivisto Colin McCrash, dato per disperso dai soliti non attenti osservatori, ma riapparso alla prima occasione utile. Luogo dell'avvistamento, isola di Sumatra, data sabato 20 settembre durante la seconda tappa del rally. In quel momento quell'inguaribile zuzzurellone dello scozzese guidava la corsa con 41 secondi su Kankkonen, 54 su Mäkinen, un minuto su Sainz. Poi un attimo di distrazione ed ecco l'impresa War Rally Car volare violentemente contro un albero, riprendere la corsa a pezzi e quindi ritirarsi dopo aver accumulato oltre 30 minuti di ritardo. Per pura statistica si può ricordare che questo accadde anche lo scorso anno, mentre per l'aritmetica lo scozzese, nonostante tutto, rimane ancora in corsa, potendosi avvalere di due gare su tre, Sanremo e Iraq, a lui favorevoli. Tra l'altro, ad aiutarlo in terra italica, ci sarà anche il nostro Piero Liatti, pronto a farsi da parte per obblighi di squadra. È stato un errore molto stupido, ho battuto l'anteriore destro, non andavo molto veloce, ma l'urto è stato fatale. Cercherò a questo punto di portare più punti possibili nelle prossime gare, almeno per il Mondiale Marche. Lo squadrone di David Richards rimane ancora al comando del Mondiale Costruttori, anche se di un solo punto sulla Ford, e questo grazie al terzo posto di Ericsson, dal quale, ma questa è storia vecchia, era logico attendersi molto di più. Bene la Ford, male i piloti Subaru, ingiudicabile la Mitsubishi. In attesa di giudizio invece la Toyota. Le due Corolla questa volta non hanno visto il traguardo, ma quello che preoccupa maggiormente è la fragilità dimostrata soprattutto per quanto riguarda gli organi di trasmissione. Oriol all'inizio è stato velocissimo, ma c'era sicuramente da aspettarsi molto di più da una vettura che ha fatto nei test migliaia e migliaia di chilometri in simulazione gara in ogni parte del mondo. Un'ultima parola prima di chiudere il capitolo Indonesia per la Coppa FIA Marche 2 litri. La Seat ha realizzato una doppietta con Rovanpera e Weber, in pratica conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo iridato tra le due ruote motrici. Semaforo rosso alla Mitsubishi che continua a schierare a fianco di Mäkinen piloti di scarso valore. Al Sanremo il compito per lui impossibile di portare punti utili alla casa giapponese sarà ancora una volta affidato a Nittel, che nei pronostici è destinato a finire non solo dietro agli altri ufficiali, ma anche dietro a tutti i nostri migliori. In pratica questo vuol dire rinunciare ad ogni velleità iridata. Semaforo giallo, ma che cosa succede in casa Hart? Prima il caso Caldarola, quindi quello Medeghini con programmi improvvisamente troncati a metà. Il tutto mentre la Subaru andava a cogliere una doppietta tricolore, piloti e costruttori con Dalla Ville e la Procar. Urgono provvedimenti e, meglio ancora, risposte sul campo per uno dei team che ha fatto comunque la storia recente del rallismo tricolore. Semaforo verde a Carlos Sainz, che se ne ritorna a casa nel suo Toyota Team Europe, lasciato due stagioni fa esclusivamente per la squalifica inflitta dalla FIA al team tedesco. Inutile dire che con la nuova Corolla sarà lui il favorito per il titolo 98, mentre lo squadrone di Ove Andersson, che sembra intenzionato a confermare anche Oriol, tenterà con grandi chance la scalata al titolo costruttori. Ma adesso con quattro doppiette al vertice, sei successi conquistati da Renato Travaglia, quattro quelli ottenuti da Pier Giorgio Deila. La grande supremazia della squadra direttamente seguita da Peugeot Italia mette evidentemente in ombra le prove degli altri in un campionato che però, a dispetto dei numeri, è stato particolarmente ricco di spunti. Due i parametri che vogliamo usare per tracciare un consuntivo della serie 97, quello tecnico e quello umano. Dal punto di vista tecnico, fin dall'inizio si sapeva che Peugeot e BMW sarebbero state di un gradino sopra le altre, essendo le uniche ad avere alle spalle capacità tali da proporre in continuazione evoluzioni anche di rilievo. Le cose sono andate in effetti secondo le previsioni per le vetture campioni e per la BMW, che durante l'anno sono costantemente cresciute, ma anche molto meglio del previsto per le sempreverdi Renault Clio, particolarmente competitive soprattutto a inizio stagione. Dal punto di vista umano, gran parte del merito della vittoria Peugeot va sicuramente a Renato Travaglia e a Pier Giorgio Deila. Stesso discorso vale per Alex Fiorio, che ha messo tanto del suo nelle splendide prestazioni della BMW,
spesso vicinissima all'origine della serie. Citazione a parte invece per i tre volti nuovi del campionato, Luca Cantamessa alla fine terzo assoluto, Fabrizio Rattiglia, veloce e non sempre fortunato, e Andrea Maselli, vincitore del gruppo N e con tanta voglia di crescere. Questi protagonisti fissi, ma tanti altri, si sono fatti vedere spesso nelle posizioni di vertice, tra questi da non scordare Re, addirittura secondo nella gara di esordio, Pozzi, saltuariamente in gara dopo un inizio molto difficile, e Zamparini, che nonostante una lunga pausa, si è alla fine aggiudicato l'Under 25. Ma allora amici, siamo arrivati al nostro solito momento. Come era prevedibile, la vittoria di Andrea Dallavilla a Messina, che ha chiuso i discorsi scudetto, ha messo in moto le squadre che stanno già cercando il loro assetto per il prossimo anno. In grande evidenza il Jolly Club, evidentemente intenzionato a riprendersi il titolo tricolore sfuggitogli. Rinnovato da tempo l'accordo con i maggiori sponsor e anche con la Ford, la squadra milanese sembra intenzionata a mettere in corsa due equipaggi al top, entrambi sulla Escort Warrell di Car. Molte le indiscrezioni, forse pochi i fatti, ma è certo che a mettere decisamente in moto la campagna acquisti-cessioni sarebbe un'eventuale dipartita per altri lidi di Franco Cumico. Per la sua eventuale sostituzione o per un affiancamento si parla insistentemente di Angelo Medeghini, che ha chiuso nel frattempo i suoi rapporti con la Art, e di Andrea Dallavilla, già in passato nel mirino del Jolly. Naturalmente la realizzazione anche di una sola di queste operazioni darebbe spazio in altri team ad altri piloti. Sicuramente in casa Art, dove si pensa di confermare Ercolani, si punta ora a un top driver per sostituire l'uscente Medeghini, mentre in Pro Car comunque si dormono sonni tranquilli con un titolo tricolore in tasca che da solo basta per rendere il team toscano particolarmente appetibile. Tra l'altro alle porte bussano con sempre più insistenza piloti come Paolo Andreucci, che per una 4x4 di punta lascerebbe forse anche gli appassionati dell'Autorel, e Gianluigi Galli, praticamente sparito nel corso di una stagione per lui avara di soddisfazione. Sonni tranquilli almeno per il momento in casa Grifone, anche se per il 98 è obbligatorio vincere il tricolore. Il campionato del mondo è pronto per sbarcare a Sanremo. Uno dei suoi punti di forza, il fatto che tutti i risultati sono validi. Nei campionati italiani invece questo non è accaduto. Così il tricolore assoluto è andato ad Andrea Dallavilla, meritatamente sì, ma con due gare d'anticipo proprio per il gioco degli scarti, altrimenti ci sarebbe stato ancora da divertirsi. Nel campionato 2 litri ha vinto Travaglia l'ultima puntata, ma ha rischiato anche lui di perdere il campionato sempre per questo gioco degli scarti. Beh, a questo punto penso che per una volta hanno proprio ragione quelli del mondiale, anche se una consolazione resta: col gioco degli scarti tutti i nostri sono a Sanremo pronti per giocarsi la gara della vita, per fare una gran bella figura. Ci sarà anche Travaglia, che dalla 306 Peugeot salirà su una Subaru Impreza. Complimenti a lui, speriamo gli vada bene, speriamo vada bene a tutti gli italiani. E peccato che non ci sia quel malandrino di Medeghini che ha preferito stare a casa.